Adesso parliamo di derby di Milano, andiamo in un luogo simbolo di Milano, il Castello Sforzesco, dove c'è con la sua sciarpa che gli ha fatto compagnia e caldo, gli ha tenuto caldo anche in occasione dei lunghi, interminabili collegamenti dalla Procura di Cremona, Dario Nicolini. Dario, con chi sei? Sono con il presidente della provincia di Milano, Guido Podestà, a cui facciamo due domande, una veloce sulla manifestazione, comunque importante, poi ci scateniamo sul derby anche perché è leggermente di parte, è un leggermente molto ironico. Manifestazione prima, è andata bene? Bellissima, Milano come Oslo, entusiasmo straordinario, decine di migliaia di persone, buoni risultati per l'Italia, credo che sia un'esperienza fantastica da ripetere, Milano lo merita. E questa è la domanda istituzionale, diciamo così. Poi c'è la domanda sportiva a cui non si sottrarrà perché è un milanista clamoroso e me l'ha detto nei 10 minuti in cui siamo stati qui ad aspettare. Derby c'è addirittura una previsione e poi tutto quanto ci si aspetta. Innanzitutto sarà un gran bel derby con due squadre solide, praticamente al completo, comunque senza, diciamo, mancanze che poi non siano, non trovino la sostituzione adatta. Il momento secondo me è favorevole al Milan, io ragiono da milanista per carità, ma cerco anche di estrarmi da questa situazione. Il Milan in questo momento mi sembra più solido, più completo e ritengo soprattutto che sia bello per una città come Milano, dove il fair play tra le squadre, tra le tifoserie vi è sempre stato, gustarsi un derby di altissimo livello, credo che sarà così. Io ho fatto una previsione un po' di parte se vuole, ma è ciò che mi auguro, una vittoria del Milan. Io vedo un 1-0, 88esimo, Pippo Inzaghi che si fa trovare al momento giusto, nel luogo giusto e la mette in sacco. E allora Sky molto par condicio, perché abbiamo sentito prima Pisapia interista, tra l'altro ci diceva di una specie di derby comune provincia, perché i sindaci sono quelli sempre interisti e poi magari i milanisti presidente della provincia. È così, abbiamo avuto una lunga serie di sindaci interisti, vinca il migliore oggi e se ci auguriamo che vinca il migliore vincerà il Milan. Molto super partes, a voi. Sì, però ci piace quando si sbilanciano così i nostri interlocutori. Grazie. Grazie a Guido Podestà e anche ovviamente a Dario Nicolini. Avete visto il derby qua con Ugo La Talpa. Si ricorda benissimo dell'ultima partita.